Bene, iniziamo il corso vedendo una partita di professionisti. Si tratta della partita tra Mauri Long con nero e Tang Chao, non giuro la pronuncia, con il bianco. È una partita del campionato cinese. Trattandosi di professionisti, non sono in grado di commentarla dicendo più di tanto quello che succede. Comunque equivocherei spesso. L'obiettivo invece è quello di dimostrare com'è che si può comunque seguire una partita di giocatori tanto più forti, traendone qualche insegnamento. Quindi, qual è il metodo da seguire per riuscire a beneficiare di queste partite? Di solito quello che si fa è vedere cosa succede e in base a quello che succede capire perché erano state giocate delle mosse prima. E adesso vediamo subito un po' di caso. Allora, questa partita è stata scelta perché è abbastanza semplice nel suo svolgimento. Quindi inizia con la classica apertura cinese. Ultimamente, proprio nell'ultima settimana o due, ci sono state un po' di partite in cui hanno giocato la cinese alta, che era una cosa che erano anni e anni che non vedevo più nelle partite dei professionisti. Forse si sono stufati di giocare questa e dopo aver provato un po' questa variante adesso hanno deciso di vedere. Sono tutte partite tra l'altro con grossi combattimenti, proprio perché è un'apertura molto di influenza e quindi invita al combattimento. Questo è abbastanza normale se uno non può giocare perché va ad espandere più. Infatti, di solito un'alternativa per bianco è giocare una mossa da queste parti dopo che risponde nero, casomai tornare indietro. Ah, sì. Oh, qui inizia un po' a muoversi la partita con nero che va a invadere, attaccando questa pietra bianca, che è, diciamo, lo scopo dell'invasione, perché un'invasione che serve solo a togliere dei punti, di solito lo incontro a, cioè, può anche essere risolutiva per la partita, però parte dei punti che toglie e poi li deve rendere da un'altra parte. Un'invasione che invece va a creare un gruppo debole. È un'invasione che potrebbe solo prendere dei punti e non doverne pagare altrove come conseguenza. Quindi hanno tutte e due un gruppo debole, tocca però a bianco, quindi quello di nero potrebbe essere un pochino più debole. Qui bianco gioca questa in diagonale che serve a separare questo dalle altre pietre. Certo che qua nero ha sufficiente spazio per andare poi a farsi una base, no? Quindi bianco sicuramente non ha ambizioni di uccidere questa pietra. Nero inizia una manovra abbastanza standard appoggiandosi qua. Questa è una delle continuazioni più normali. Adesso qualcuno si ricorda dov'è che Nero gioca di solito in questa situazione? No, è questo. Triangolo di qua e triangolo di là. Chiude l'angolo, Nero prima dà una spinta. E poi va a completare la base. Adesso, se guardate, queste due pietre bianche sono un po' deboli perché ora nero ha una base, mentre bianco non ce l'ha. Quindi bianco in qualche modo deve andare a difenderle. Inizia qui, dal momento che questa pietra
una situazione in cui diciamo nero devi rispondere, se no prendi la tari, bianco si infila in mezzo ed è un disastro. Nero collega e bianco comunque ha ridotto la distanza, no? Ora, se volesse davvero collegarle tutte, dovrebbe giocare un'altra mossa, ad esempio, insomma, qua. Il problema è che Nero ha tutto questo campo aperto in cui andare a invadere, per cui Bianco avrebbe un gran muro qui, ma con Nero che gli annulla tutta l'influenza, no? E peraltro c'è questo problema. Con Bianco che adesso deve decidere se bloccare di lì a prendere questo taglio o se difendere in qualche modo. Esattamente dove e lasciare che Nero entri, no? Però potrebbe non essere una cosa così importante in questo momento, anche se deve tenere presente le due pietre deboli, no? Allora, adesso Bianco effettivamente non gioca lì, ma va a invadere qua. Fa esattamente la stessa cosa che aveva fatto prima Nero. Però dobbiamo tenere presente questo problema, le due pietre bianche deboli. Quindi adesso dovremo badare al resto della partita, nel resto della partita, a come farà Nero, no, scusate, a come farà Bianco a difendere queste. Probabilmente cercherà un modo indiretto di farlo, cioè senza dover giocare qui così, ma cercando di costruirci un gruppo intorno. Quindi questo è più un tema. Per contro bisognerà vedere come farà Nero ad attaccarle, che anche Nero magari non vuole attaccare direttamente così, ma vorrà magari, cioè, diciamo, qualsiasi mossa da queste parti, in qualche gruppo nero che si forma qui, poi dopo dà dei problemi, no? Quindi questo qui è un primo tema. Quindi in queste partite magari non si sa quale sia la tecnica giusta da adottare, no? Se no, saremmo anche noi al campionato cinese, salvo questioni di passaporto. Però è l'occasione proprio per imparare un po'. Quindi, tenere d'occhio come vanno. Quindi, individuare dei problemi di cui ci accorgiamo, perché magari qui ce ne sono mille altri di cui non siamo consapevoli. Però, diciamo, individuato un problema. Poi dopo vediamo come lo andranno a risolvere. Ok, adesso qui Nero invece, che non è il problema che aveva qui Bianco di una connessione, va a chiudere l'angolo. Qui si gioca un Joseki classico delle partite d'handicap, perché alla pari è raro che capiti. Indovinate la prossima mossa? No, 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 ad handicap com'è che si gioca? Non si gioca questa. Si gioca? Ok, bene. E bianco? Magari avete giocato poche volte con bianco, in questi casi, però bianco dov'è che gioca di solito quando non fa. No, quasi, non qui, ma qui. Oh, e adesso invece la mossa che pochi ad handicap giocano correttamente, perché di solito tutti vanno a difendere di qua, anche quando hanno la pietra qui, perché hanno paura di bianco che si infila lì, e lasciano bianco che cosa? Lasciano bianco questa, che però non va bene. Nero, che è forte, gioca qui e non si preoccupa del fatto che bianco possa giocare questa, perché tanto esce in mezzo e lo separa in due gruppi. Quando giocate con Nero Handicap con me, però dimenticatevelo e andate pure. Bianco esce, infatti non va là. Ecco, adesso potrebbe magari andare ad attaccare, no? Sì, perché a questo punto qualsiasi cosa si inventi Nero, comunque questo ormai è abbastanza fuori. E ci sono questi due che lo aspettano.
Tra l'altro queste due rompono un po' le scatole a queste nere anche. Sì, non come se fossero qui, no? Però, in qualche modo, sono in attesa. Secondo me. Quello è interessante, perché va a chiudere... No, beh, insomma, ha un suo perché, no? Va a rinchiudere il gruppo di bianco. Per contro bianco può andare a giocare qualcosa del genere. L'angolo non è ancora proprio così forte. L'angolo probabilmente sta meglio di quanto non sembri, però soprattutto perché tocca nero, però comunque non gioca lì. Beh, in effetti ha giocato questa. Ci sono sicuramente delle differenze molto profonde tra giocare qui e giocare qua, perché qui ci sono dei tagli, qui ce ne sono altri, evidentemente è meglio qui. Diciamo, potendoselo permettere, questo è meglio perché va a formare un territorio più alto, no? Questo è un pochino più basso. Come diagonale. Punto di tesi. Magari uno anche di meno, però poi alla fine quando si vince di mezzo punto uno dice caspita, avessi giocato quella là. Non sente da quest'altra parte, non aveva senso. Non ha mica detto che si assente, cioè Nero gioca da queste parti, ma... Cioè, lasciarle così tre lì da Così è sole... pericoloso perché bianco gioca più a dividere i due gruppi. Pensavo un'alternativa vicino a questo gruppo, magari una mossa da queste parti, Anch'io non ecco. l'avrei giocata così basso. O anche un approccio ma un po' più lontano in modo che sia più difficile dividere. Ecco. Ecco, E comunque una aspetta. risposta lì è intelligente, comunque la fa per bianco, non puoi lasciare mettere due. Ma diciamo, la cosa interessante è che poi effettivamente Nero una mossa da queste parti riesce a giocarla lui per primo. No, non è vero. Prima ce ne gioca una bianco. Però diciamo, viste a posteriori, perché si va avanti, poi succedono delle cose, che magari appunto come dicevo prima non si capiscono. Poi però tornando indietro, cioè a quel punto dici, ah, hanno giocato così perché allora quella cosa che avevo visto forse aveva un senso, oppure magari no, però diciamo si trovano alle volte poi a posteriori delle sequenze Diciamo a cui si che aveva un potevano senso avere, giocarla dopo, però. infatti, e magari non si capisce perché, no? La mossa Ma... giusta, ma solo nel tempo sbagliato. Solo nel tempo Esatto. giusto. Però in realtà anche questo è Fate utile ancora una bella perché, differenza. no, perché comunque tu ti dici, ma perché allora il momento giusto di giocare quella mossa è Certo, questo e non queste 10 son, mosse non sono fa? risposte facili. Non sono risposte facili, però avendo già cioè, non, avendo almeno la domanda, poi dopo alla risposta in qualche Cominci. modo ci puoi Eh iniziare sì. ad arrivare, perché ti metti a ragionare, fai i conti sui punti, sui sente, cioè è importante tanto contare anche. Perché comunque loro lo fanno costantemente, cioè non è che magari si rimettono a contare tutto da capo perché si ricordano quanto sono grossi i vari territori, quindi si ricordano che quella mossa aggiunge punti, questa ne toglie altri, però cercano comunque di rimanere sempre attaccati, no? E quindi mettendosi anche noi a contare i punti, alle volte delle risposte le si ottengono. Allora, nero gioca qua. Bianco adesso invade. Nero, tra le tante possibilità, gioca questa, che è quella che cerca di uccidere di più quella pietra. Facciamo un altro classico, questo.
che cerca di fare male a questo gruppo, che per ormai è abbastanza fuori, quindi forse è per quello che non l'ha preso in considerazione. C'è questa che però lascia collegare e fare la base. Questo è un po' una via di mezzo. Bianco adesso lascia perdere l'angolo, diciamo ci ha giocato dentro, ha visto come ha risposto nero, e ora gioca qua, che va ad attaccare queste tre, ma non solo. Se vi ricordate il tema iniziale, che era la sorte di queste due pietre, su questo taglio, adesso con queste due, soprattutto questa, Bianco il problema l'ha risolto in pratica, perché ci ha costruito un gruppo attorno, quasi. Nero tra l'altro gioca adesso, diciamo si è tolto il problema anche lui di quale fosse il modo migliore di dar fastidio a Bianco, visto che ormai forse non è poi così semplice, irrompe per quanto può. Ecco, e adesso Bianco gioca la mossa a sorpresa che nessuno mai indovinerà, perché troppo sorpresa. Ha giocato lì. Beh, ma è strana. Però è strana, eh? C'è il trabocchetto. È strana, sì. Un po' strana perché non connessa niente quella pietra. Però, però è in una zona sua, cioè una mossa che attacca le pietre. Perché mira a bloccare prima o poi questo qui quando questo uscirà. Beh, no, è così lontano, cioè, più che altro attacca le tre pietre. Attacca le tre pietre. Allora un attacco anche un po' soft. Intanto, un attacco per fare territorio. Allora, territorio in settima linea è veramente difficile. Esatto. Perché mi hanno insegnato, mi è capitato sia in un ruolo che nell'altro, che uno prova a fare territorio in alto e poi non vado in basso. E... però sì, nero comunque ti risponde, effettivamente si sente un po' sotto pressione, gente che vince i tornei, quindi insomma ce ne sono forti, però comunque questa credo che anche magari poi tutti i professionisti la guardano e dicono sì certo si poteva giocare che lì, però Mauro Ilong e aspetta che non ricordo Tan Chao, anche altri professionisti fanno le stesse mosse che fanno i Q, però consapevolmente differenza tutta lì, con Q magari giocherebbe, fanno la mossa bizzarra al momento giusto, mentre il Q la fa la mossa bizzarra sempre in conseguenza sempre al momento sbagliato. Anche andare a sbattere non è proprio la cosa più... E adesso, vabbè, nero si sente che si è solidificato così tanto da poter andare in madera. E facciamo il passo indietro, si diceva... 1, 2, 3 pietre nere, se le lasci lì e vai a invadere qua, poi dopo bianco ti giochi in mezzo e ti separa. Ed effettivamente bianco probabilmente ha giocato questa con l'idea che se nero si azzarda a venire di qui, c'è già uno. È separato. Mi sfugge un po' come tutta questa formazione sia tanto meglio rispetto alle tre pietre basta. È vero che con una pietra nera qui ci possono essere dei mezzi occhi, però però su lui c'ha due pietre in più, ma anche bianco ha due pietre in più ed è più solido, no, qua ce n'è una, qua adesso lui ne ha due e tre, sì, non ha solo questa, però chiaramente... tocca sempre bianco comunque, bianco va anche lui per l'angolo. E poi va a cercare di togliere la base. Cioè, Italia anche.
veramente, perché poi comincia a diventare sì, difficile. Sì, in realtà, se poi solo... soprattutto col senno del poi, perché comunque l'ho già vista, ma poi si vedono le manovre per collegare. Che fa nero. Tanto comunque, usate i punti, la base, che è sempre meglio, no? Perché ha letto che da qualche parte va a connettersi, perché là quel gruppo là è pesante, anche però. Sì, però vabbè, intanto c'è qui. Insomma. C'è anche questo, evidentemente. Che fa adesso? Sì. Se bianco tagliassi, me lo chiedo. Ce lo siamo chiesti anch'io. Ci ho pensato meglio già prima, prima ancora di invadere. Perché ormai, diciamo, se bianco taglia, nero che dà una serie di attari e molla tutto, mi sembra che sia troppo questo, no? Se anche riuscisse a catturare qui, ma non sembra uno scambio buono. Per cui probabilmente pensavo che magari inizi a giocare da queste parti appoggiandosi lì e poi dopo cattura la rete. Sì. Vuol dire però far fare a bianco i punti qui. Magari nero preferisce fare la base qua. Però penso anche che se nero si fa la base qui e lascia che bianco qui resta, beh, blocchi aperto. C'è comunque anche il taglio qua. Per il nero? Adesso no. Sì, no, adesso no, però diciamo, sì, se bianco non fa nulla, qui c'è. Forse sta... Prova a vedere il taglio, come si prova davanti sfuggi, come... Diciamo, bianco gioca da un'altra parte. Ah, sì. Sto pensando che questa potrebbe essere un po' pericolosa. Non so se... è proprio di forma. Funziona. Posso tagliare. Però bianco può girarci attorno, no? Sì. Cioè c'è addirittura una dentro. Solo che venire avanti così. Comunque è brutto, però no, sì, va bene, comunque crea parecchio casino, quindi diciamo questo non sembra tanto più forte di quest'altro, per cui vivranno tutti e due, diciamo, anche questo taglio qui contribuisce a far optare per scendere. Comunque un'altra cosa da vedere in queste partite è, hanno lasciato lì una situazione che uno dice pericolo incredibile, l'Italia mi fa fette così, però l'hanno lasciata e quindi ci sarà un perché. E allora ci si mette lì a valutare le varie posizioni, si leggono cose di questo genere. Si valuta poi gruppo debole di qua, gruppo debole di là, vivono entrambi. Ma bisogna anche mettersi a contare un po' i punti, perché se uno dei due è abbastanza più indietro dell'altro, magari è disposto a fare il gruppo debole per cercare di fare seme ai e vincere e giocarsi la partita solo su quello. Ma se è vicina, normalmente è inutile correre il rischio. Questa non c'è. Era stata depositata lì, però riappare subito qua. Ok, adesso nero. Chi si aspetta questa mossa di bianco, che diciamo chiude bene, però evidentemente bisognerebbe mettersi a leggere le varie sequenze e lascia un po' troppi collegamenti a nero, perché bianco gioca qui, che corre una serie di rischi. C'è il pericolo che nero finisca nell'angolo. Qui niente di strano.
Allora, bisogna mettersi a leggere cosa succede su questa, no? Se in qualche modo Nero riesce a infilarsi, magari sacrificando quello. Nero non scenderebbe qua. Sì, ma bisogna vedere chi arriva qui. Sì, comunque sì, non sembra particolarmente. Comunque, diciamo, bianco da lì, nero da qua, quindi sono d'accordo che non va bene, bianco viene qui, diciamo, completando la separazione dei gruppi. Anche per un po' debole di mezzo. Sì, infatti poi capiterà. Tanto vero, adesso si gioca una sequenza nell'angolo che serve a separare il bianco e fare un po' di... Le pietre di nero muoiono tutte, no? Però... sì, soprattutto immobilizzano quelle di bianco. Perché poi dopo dovrà andare a catturarlo, non potrà espandersi tanto di là. Perché quando Nero gioca qui, sostanzialmente va un po' a chiudere questa zona e il bianco deve tornare a catturarlo. Però prima di giocare lì, Nero deve risolvere questo problema. Perché se Nero dovesse giocare per minacciare di catturare queste, magari il bianco gliele dà e si piglia qua. Quindi ne vedo per controtagliare. Poi qui c'è un altro di quelle mosse misteriose, nel senso che bianco, nero, e uno dice adesso non te la farai, visto che vuoi fare qualcosa contro questo, non te la farai catturare che ci fa gli occhi, no? Per cui bianco gioca lì, no? Uno dice questa. E invece no, bianco viene qua. E allora, un'altra mossa da mettere in memoria, nel senso, perché ha giocato quello e l'ha lasciato lì? C'è questo scambio qua. Esatto. Che sembra che faccia fare più occhi a Nero di quanti non ne farebbe fare questa. E quindi, a un certo punto lo si capirà. Però bisogna tenerlo presente, no? Vedendo le mosse che succedono. Esatto, allora quello che ho visto non io. Ma non sa quelle due pietre. Quali? Nero. Quali? Ci sono cose più urgenti adesso. Per perché questo gruppo ti sta rischiando di più. Ah, perché è vero che tutto il gruppo giocando qui vive, però devi riuscire a farle tutte e due, no? Non riesce. E ci sono comunque ancora un po' di problemi anche qui, quindi insomma è un po'. Un po' facile perderci, sì, perché troppe cose aperte, sì. Troppa carne fuori. Comunque, la ragione, sì, adesso ne arriva altra. Una delle ragioni, una possibile ragione per questa mossa diventa apparente qua. Nel senso, non c'è difficile riuscire a leggerlo in anticipo, però quando te la vedi messa poi giù sul Goban, dici, ah, forse, perché se bianco dovesse giocare qua e Nero non volesse farlo collegare, poi ora ci sarebbe questo, 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 e Nero non può collegare. Perché grazie a questa va tutto in Atari. Quindi, forse questa è una spiegazione, per proteggere quel taglio, che peraltro ha avuto un certo numero di mosse dopo. Però, sono bravi, per cui gli do credito che possano averlo detto. Che sia questa la ragione per cui ha giocato questa, non lo so, ma è una possibilità. Quindi, di nuovo, ci si annotano le mosse misteriose come questa qui, poi magari si trova una spiegazione dopo, stando attenti. Oppure ce la si inventa, nel senso che potrebbe non essere quella.
Va bene, visto che Bianco qui ha poche cose a cui pensare, decide... E non lo vuole fare quello? No, evidentemente non vuole. Non funziona. Oppure... Non funziona per Bianco. Cioè funziona per prendere con pietra, però... Però comunque Nero può giocare qui e vive lo stesso. Quindi forse diventa solo una mossa che salva queste. Però vuole anche dire che tutta la strategia di Bianco di separare i due gruppi è fallita. Cioè, che li separa, ma poi vivono. Quindi... Ma perché Nero ha giocato l'ultima mossa se non funziona il taglio? No, il taglio funziona con Bianco. Scusa, il Nero, il taglio non funziona. Però... prova a pensare cosa dice se Bianco gioca lì. Evidentemente il Nero non connetterà a pietra, se no perde queste due. Quindi scenderà qua. Dove? Credo che salvi queste, sì. Così, ma sono così importanti? Bianco cattura. Cattura. Queste due pietre non servono a nulla. Beh, aspetta. Quindi questo questo c'è il gruppo bianco è un po' debole, questo è un falso occhio, no? Sì. Metti anche questa in sede. Ecco. Ah, tu dici, poi dopo magari... Sì, forse. C'è da pensare. Però questo è proprio solido. Quando questi escono non sembra possibile andare dentro. C'è di nuovo forse un taglio qua. No, quello no, perché prova. Ma è... appunto, cioè, ormai è... La rovinata, diciamo. Puoi anche giocare qua. Sì. Comunque, evidentemente. Se fosse, cioè, volendo vero pure dire la cosa. Può giocare questa, che comunque minaccia proprio il collegamento, perché Bianco può dare la taglia. La taglia però... Sì, posso. Sì, perché comunque poi... Vabbè, comunque adesso si trasferisce per un po' di più. Qui c'è una nera, qui non ci sono i due bianchi. Magari c'è tempo di farla. Sì. Oh, poi Bianco prova ad andare a vivere. Qui si vive in co? Bah, dipende cosa vuol fare Nero, però insomma si può anche proprio vivere e basta. Ah, vabbè, questa. Sì, qui c'è dietro un po', se Nero da Tari probabilmente. Però Bianco sta. Nero più di qui. E Bianco preferisce andare a collegare, rinunciando a questa. Tanto ormai comunque ha preso metà dell'angolo. E fa la base a questo gruppo. Non è del tutto chiaro a cosa sia servito questo scambio. Però secondo me dal modo solido in cui gioca Nero mi sembra che pensi di essere in vantaggio. Sì. Proviamo a contare. Facciamo 1, 2, 3. Facciamo anche 4. Queste altre. Era vantaggio? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si sente cantare. Ma la pietra bianca lì non si 12, 13, due occhi. Qui li conto, potrei finire 6, 7, 18, 19 magari. Bianco ha 3 di comì, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 15, 16, aggiungiamole magari un altro 17, 18 e mezzo. Chiaro che se taglia qui qualcos'altro torna a rifare. Andrà 19, vero?
Sì, però insomma è un conto sommario con... è un po' più avanti, diciamo che bisogna, poco, ma più avanti. Bisogna considerare che forse Nero ha la possibilità di catturare queste quando vuole o questa qui, quindi guadagna degli ulteriori punti. Nero sono altri 4. Sono altri 4 punti dopo. Per colpo. Quindi forse è più prospettiva. L'ultima era stata quella. Nero. E qui continua a incassare punti. Per cui adesso è sicuramente avanti, perché ha aumentato punti rispetto al nostro punteggio. Questo non c'è. E il bianco invece no. Il bianco con questa forse è qualcosina. Ok, la mossa suggerita prima. Ora però collega, e collega anche il bianco. Nero chiaramente privilegia fare la base, cioè possono saltare fuori dei punti piuttosto che salvare con la pietra. Il bianco la cattura subito. E adesso queste sono catturate. C'è più quella scala. Bianco continua a provare a chiudere i punti in centro, però nero. Allora, adesso vado via un po' rapido. Diciamo, qui c'è di nuovo una riproposizione di un Joseki abbastanza noto che si viene a fare proprio con questa formazione sotto sulla riduzione. È un stessa forma, e come sempre bianco non collega mai subito, magari dopo. Bianco viene qui, nero ci fa vedere perché bianco ha potuto giocare questa, perché non può essere tagliato, ma prima bianco viene qui, diciamo, lì è troppo semplice, solo da me, questa potrebbe fare punti. Comunque li va a scavare. Bisogna che lui comunque abbia fiducia di poter vivere dopo una cosa del genere. Un po'. Dopo una cosa del genere. Comunque ha giocato lì. No, beh, credo che ci siano dei problemi qua. Ecco. Che se Nero lo taglia via di lì, lui poi dopo si porta via un pezzo d'angolo. Magari ci vive anche con questo. O entra dall'altra parte. Infatti. Probabilmente il problema rimane. Sono quelle cose che di nuovo, ma perché ha fatto una cosa così pericolosa, allora ha un modo di cavarsela, ci si mette lì a leggere, guardare quali sono le debolezze della posizione, si scopre che ci sono dei guai qua. E poi finalmente per collegare. Esattamente la stessa cosa che era successa qua, no? Ricordatevi la forma. E ancora una volta, come mai bianco può permettersi di giocare lì? Se nero lo taglia, cosa succede? Lo vediamo, perché nero lo taglia. Bianco collega qui.
E nero abbandona. Vediamo. Nero gioca qua. Bianco gioca qui. Nero. Vediamo le libertà. 1, 2, 3. Questo è Atari, quindi nero deve collegare. Diventano 1, 2, 3, 4 contro 3. Quindi arriva prima nero, però bianco forse riesce a chiuderlo tutto. E comunque bianco gli ha messo dentro 1, 2, 3, 4, 5 pietre, ma nero dovrà aggiungerne 1, 2, 3, 4. Quindi in realtà ne paga una per poterli chiudere fuori, da fuori. 3. Paga una pietra e da 1, 2, 3, 4, 5 il nero deve giocarne 1, 2, 3, 4 per catturarlo. Queste due ci sono già. Questa comunque fa parte anche del confine. Quindi concordo. Però nero è in vantaggio di una mossa, per cui prima va a giocare qui. Se bianco se la vuole cavare, deve giocare sì. Subito questa adesso. Cosa c'è di male? Perché nero deve uscire per forza così. Questa non funziona perché deve uscire lì. Però con gli occhi. Vedrei finire male il nero. Esatto. Però, e neanche ritenere perché bianco questa non la blocca. Io conto i punti e dico allora perché? Cioè mi sembra che siano tanti. Ah, aspetta. Se anche si fa fare cioè qualsiasi cioè, questo non può andare uguale, no? Cioè 6 punti. 16, 17 punti di differenza tra chi cattura. Quella non sembra così grossa. Qualche questione con questo parametro? Evidentemente. Secondo me questa sì. No, non sembra possibile, cioè queste rimangono su un angolo di libertà. Vediamo che ogni volta per lungare il prendo. Boh. Quindi o c'è appunto qualcosa lì nel taglio che non abbiamo visto, oppure quella per qualche ragione vale spaventosamente di più, proprio a conto di punti. Comunque a nero non gli importa, anche lui valuta che valga di più quello. Finire persino gote, quindi bianco ha di nuovo la possibilità di giocare lì. Ma invece vengo qua. Può anche essere una questione di alternanza di sempre, nel senso tu prendi quelle mai gote e io comunque sono abbastanza avanti di punti da fare quelle altre e vincere lo stesso la partita. Per cui la lascio lì e spero di poterla fare dopo. Sono due sempre, normalmente. Sta perdendo libertà qui, no? Quindi devo iniziare. Allora, nero decide di risolvere questo problema giocando qua. Che tra l'altro è un modo carino di farlo perché minaccia questo co per separare via tutte queste. Ah, ecco.
non abbiamo considerato questa. E per questo motivo, probabilmente. Quando Bianco gioca lì, sì, magari si comincia anche con questa, no? Sì, inizia certo. Con questa. Ok, sì, questa può essere la spiegazione. Ha ulteriore dimostrazione che vedendo poi come prosegue la partita, tante cose si capiscono. Sì, ci eravamo dimenticati di quella zona. Anche perché, anche se c'è anche così la sequenza, se lui mette giù la pietra lì, lui mette di qua, no, perché devo capirla bene. Sì, Bianco vuole catturare le piccole tre, però nero, è il primo la pietra da mangiare. Vabbè, adesso diventano abbastanza uguali, no? Ma adesso combina bianco il co, inizia a incassare questi e poi dopo da a nero metà di questo qua. Se difende, nero si piglia tutto questo. Quindi bianco, no, nero, gioca. Questa non c'è. No. Bianco difende lì. Nero, va a occupare forse la zona più ampia che c'è in questo momento. Nero va ulteriormente a rompere le scatole a bianco, perché così bianco deve giocare due mosse. Quindi perde libertà. Il modo più ampio di catturare. Allora, se nero da questa e il bianco viene qui, così diventa secchio. Così. Ah no, non è secchio, è bianco che muore, sì. Perché nero comunque proprio ce l'ha e può andare a spingere di fuori, mentre bianco non può spingerla. Quindi se nero da questa, bianco deve lasciare queste tre pietre. Secondo voi bianco ritiene che quelle siano così grosse? No, decide che è più grosso qua. E magari anche vero. Se cosa li può salvare comunque. Perché no. Si gioca qui. È nero che bella Tari. Ah sì, è vero. No, vero questo. Sì, questa sì, c'è. Con questa nero ho già catturato le tre pietre. Sì, sì, sì. Bianco. Quindi bianco ha scambiato questo, sì, per sì, comunque e considerando anche i punti che ha tolto a nero, ci può stare. Okay. Bianco farà 1, 2, 3, 4, poi ha tolto a nero diciamo 5, magari 6, e questi sono 6. Quindi rimane una pari. Quindi bianco difende, nero viene qui, bianco va là. Nero a questo punto le devo catturare così, bianco spera che nero si distragga, non vede più, sta via di qui e gli cattura con la pietra. Ma nero si distrae, però non del tutto, perché dice tu prendi quella, io tolgo tutto di qui. Beh, bianco sta cercando di fare più punti che può. Bisognerebbe contare, ma ve lo lascio come esercizio. Poi nero gioca qui e bianco dice vabbè, andiamo a casa. Ah. E abbandona.
possiamo contare? Sì. Allora, quella mossa lì, cosa fa? Beh, se bianco non risponde, cattura. Ok, deve rispondere, però mi sembra un po' la mossa di cazzo. Però deve rispondere più volte, no? Sì, risponde. Cioè, perché quando poi finiscono anche queste libertà, gli fa perdere un po' di punti. E da una per... già un punto forse l'ha perso con questa. Poi ci sono questi tagli, insomma. Tocchiamo l'altro, no? Non c'è più nessun taglio che possa. Vabbè, sarà una mossa da un punto, forse. A me piace. Nero se l'ha stufato di giocare, diciamo, ho vinto, vuoi abbandonare, no? Per mi cogliare. Era stanco. 1, 2, 3, 4, 5, comunque. 6, 7, 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, e per bianco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 volte in tutta la partita, 14, ogni mossa. Quindi ogni mossa. 6, 7, devo contare 30, sì, una decina di.